Ciao ragazzi, beh, insomma, che legnata la Roma, eh? Che legnata una Roma che si fa più che altro del male da sola, perché al di là di tutto i primi due gol del Barcellona sono dovuto gol, quella di De Rossi e quella di Manolas. E il terzo gol è arrivato poi nel momento più di, diciamo, dove la Roma effettivamente aveva completamente sbandato, è arrivato il gol di Piqué del 3-0. Sto vedendo anche le immagini del Liverpool che ha vinto 3-0 con Guardiola, come da me pronosticato che il City avrebbe perso, perché Guardiola l'ho sempre reputato un bluff che ha avuto la fortuna di avere dei fenomeni come Iniesta, come Messi, eccetera, 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 e credo che Guardiola abbia vinto tanto col Barcellona per quello, perché francamente sono convinto che quel Barcellona lì con un altro allenatore avrebbe vinto di più. Pensate un po' quello che vi dico. E tornando al discorso di prima, la Roma che va sotto di tre gol, poi chiaramente la reazione è stata anche buona. Dzeko ha trovato il 3-1, il problema è che dopo il 3-1 Gonalon ha completamente regalato il gol del 4-1 e adesso è quasi impossibile. Quindi, guardando il quadro dei quarti, credo che Real Madrid, Barcellona e Liverpool siano passate, Bayern quasi. Io avevo pronosticato Real Madrid, Bayern, la vincita di Real Madrid Juve non avevo fatto pronostico, avevo detto Juve Real Madrid, Barcellona, Liverpool e Bayern, e alla fine credo che sarà quello. Devo essere sincero, poi tra le varie cose c'è da dire che l'arbitraggio in Europa a favore del Barcellona e del Real Madrid è nettamente evidente. Detto tutto ciò, è così, insomma, la Roma comunque ha fatto la sua partita, ma il Barcellona è più forte e soprattutto la Roma lo ha anche aiutato parecchio, diciamo, con degli errori davvero pazzeschi, ecco, quindi assolutamente il risultato che alla fine è un po' troppo pesante, ma che chiude completamente il discorso qualificazione, dai. E niente, dunque ragazzi, il calcio italiano ne esce malissimo da questi 2 giorni di Champions, vedremo domani la Lazio in Europa League e vediamo, insomma, ma staremo a vedere. Io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!